Ciao a tutti amici e amiche di Indio Channel e bentornati a un nuovo episodio dedicato a Crusader Kings 3. Andiamo a vedere l'anno del Signore, dai. 1228, Impero Romano, il nostro sovrano Geronimo II l'Augusto, il costruttore, il saggio, il grande, ha 73 anni. Ha 73 anni e quest'uomo, se vedete la sua vita, cioè è paurosa, è paurosa. Diventa giudice di Foggia, Camarda, Puglia, Bari, Lecce, scusate, sia Puglia, Bari, Lecce e Arconte di Benevento il 3 ottobre del 1164. Adesso è il 1228, cioè capite che quest'uomo è al comando da molto tempo, ma diventa arconte poi 2 anni dopo di Palestina, dopo aver partecipato, insomma, vi ricordate, i periodi delle crociate, eccetera. E oggi, cioè 60 anni dopo, l'ultima nota del suo diario, finalmente Papa Lucio è morto, mi stava veramente sulle palle. Vabbè, a parte questo piccolo dettaglio, quest'uomo ha veramente costruito un impero, cioè non è un eufemismo. C'è un piccolo problema. C'è un piccolo problema. Ci sono due figli. Uno è un incapace. È Geronimo III, il re di Sicilia. Geronimo III non è un incapace vero e proprio, ma da bambino si è beccato una di quelle pestilenze medievali che ti lasciano il segno. Non solo interiore, gliel'ha lasciato anche in faccia, tanto che gira ancora 44 anni con una maschera di ferro per nascondere, il fatto di essere sfigurato. È anche pieno di cicatrici sul corpo, lasciate dai trattamenti del cerusico del tempo. E per questo motivo è diventato un maniaco del proprio corpo, ha studiato medicina come il padre, tra l'altro, cacciatore e flagellante, tra l'altro. Cioè lo cura ma lo punisce. Capite che si tratta di un caso patologico. Tra le varie cose, è un combattente pauroso. 37 ragazzi in prowess significa che se lo metti sul campo, questo ti taglia la testa a 10 nemici. È una bestia militarmente, è un asino assoluto in diplomazia, cioè non fatelo parlare con altri sovrani perché è una personalità completamente sociopatica. 33 in learning, uno dei cervelli più brillanti che la famiglia Striugus abbia mai visto. Cioè, stiamo parlando quindi di Geronimo III come di un potenziale imperatore dell'impero romano, che è una figura quasi mitologica, lasciatemelo dire. Ha un fratello, ha tanti figli, cioè il più grande ha già 22 anni, Armanno ha già 22 anni, pure lui è flagellante, tra l'altro. Personaggino poco raccomandabile. Armanno ha già due figli. Sofia che ha 4 anni e Antonia che ne ha 2. Queste sono praticamente l'attuale imperatore è il bisnonno di queste bambine. Fate voi i conti. La madre è una cattolica polacca, tra l'altro con i claim sulle Fiandre, Bruges. Storia strana sta famiglia. Il fratello che si prenderebbe praticamente l'impero, l'ex impero cartaginese è Ottaviano di Badajoz. Ottaviano di Badajoz è irritabile. Questa cosa è nuova. È un viaggiatore già, sebbene abbia soltanto 15 anni, ha già gironzolato perché ha seguito il padre con ogni probabilità nel Grand Tour dell'impero in occasione dell'incoronazione imperiale. È un ottimo, cioè non si sa ancora che strada prenderà da un punto di vista politico. È cinico, anzi è crudele, è impaziente ed è un compagnone. Cioè, praticamente è il contrario del padre che è calmo, però arrogante, ma è anche una persona che si lascia molte cose alle spalle. Ottaviano è esattamente il contrario. Lo riguardiamo. È cinico, è impaziente e non è vendicativo, perché comunque l'intrigo è a 10. È una persona che ha voglia di menare le mani, di utilizzare l'esercito al massimo della sua potenza. E adesso questo sovrano dovrà decidere in questo episodio. Ah, quale dei due vogliamo mettere al potere? Di che fine far fare al secondo?
Ragazzi, la vita di un imperatore non è una cosa facile, no? Andiamo a dare un'occhiata alle fazioni che dimentico da un po' di tempo. I populisti, i badi, guardali qua. Guardali qua, che mi sono dimenticato di fare una vecchia regola della famiglia. Corrompi e converti. È importante questa regola. Corrompi e converti è stata la regola del nostro grande imperatore e ha permesso praticamente di creare una vera e propria classe dirigente di cattolici in tutto il mondo che si sono convertiti all'impero, tanto che a un certo punto, quando dall'Asia è arrivato Temujin, ha detto: ma sai che quasi quasi, sai che quasi quasi va bene. E alla fine Temujin, ve lo faccio vedere, è diventato nostro generale. Infatti adesso ha 45 anni, ha servito già nelle campagne in Africa e in Spagna. Diventa un'eminenza grigia, Ottaviano. Diventa una mentalità perfetta, diplomatica. È un genio di sangue consacrato. Ha come fidanzata Kotislava la Grande, scusate, Kotislava di Grande Moravia, che è una nobile ceca, albina. Questa cosa anche, avere l'imperatrice albina. Ormai avete capito che a me interessa particolarmente Ottaviano. L'avete capito tutti. Che ha 15 anni, quindi immaginatelo arrivare al potere adesso, quanti problemi potrebbe avere, però. Però. Si sono sposati? No, non ancora. Ancora 15 anni, ok. Mi dissocio, mi dissocio. A 16 invece, Crusader Kings 3. Va bene. Mi dissocio ancora. Va bene, dai. Diamo un'occhiata velocemente se possiamo costruire. A Roma, certo. Ok, tutto ciò dovrebbe bastare. Andiamo a vedere la cultura, togliamo la pausa, diamo un'occhiata alla cultura perché non tanto le riforme che non posso fare, devo aspettare, immagino. Scusate, devo sempre mettere in pausa quando faccio queste cose perché poi gioco. Prossima riforma quando? Nel 75, devono passare molti anni. Ok. Io adesso volevo vedere la cultura e le innovazioni chiamate primogenitura. 7 anni di tempo. 7 anni di tempo, ragazzi. È morto Celestino. È morto il Papa. È morto il Papa, adesso c'è un nuovo Papa che è Celestino. Mi piace troppo comunque che il Papa è sempre un nostro vassallo perché è sempre il nostro. C'è Pope. Non abbiamo più il cappellano di corte, abbiamo il Papa. E sta cosa mi piace tantissimo. Okay. Infatti, non penso che riformerò la religione. Oh mio Dio. Non penso che riformerò la religione cattolica perché avere il Papa dalla nostra parte, occhio qua, più 146 di tasse. Leve, insomma, è tantissima roba. A proposito di tasse, ne ho 40.000 ducati e non so cosa farci. Teniamoli sti soldi perché nel caso in cui poi ci fosse una successione un po' difficile, la corruzione, come potete immaginare, è sempre dietro l'angolo. Io stavo già per reclutare le truppe prima di dichiarare guerra ai territori e noi vicini, ma mi accorgo soltanto ora che lo posso fare adesso. Perché? Perché sì. Perché comunque la Spagna rimane un tema da gestire. Io non voglio assolutamente perdermi l'unità dell'Iberia. Ora. E l'unità dell'Iberia va portata fino in fondo. Prendiamo Inspiring Rule. Azzo, hanno 10.000 uomini, però sono 10.000 contadini, quindi già vinto, già vinto, già vinto. La signora rimane nostra vassalla oppure Coimbra diventa nostra? È diventata nostra Coimbra. Ok, l'assegniamo a. Pausa.
Furato de Salighera, chi è quest'uomo potentissimo, peasant leader che ci adora perché siamo un'icona religiosa per le virtù, per i sandali di Gesù, insomma, un sacco di cose. Furato. Ah, io ti invito a corte. Cattolico imperiale. Io ti garantisco Coimbra, così, devoto, senza senso. Giudice di Coimbra e ora anche duca. Arconte, scusate, scusate, Arconte di Coimbra. Ok. Quindi adesso, se vedete, manca Leon, Castiglia e un paio di province qui sotto. Ah, tra l'altro, se faccio Restore Empire non costano niente, non costano neanche fede. Errore mio. Adesso, ovviamente, reclutiamo gli altri retinues. Oh, dimentico sempre, ragazzi, di andare a corte a parlare. Adesso vuoi stare con noi? Sì, va bene. Cosa? Possiamo fare un survey, possiamo fare una sorta di catasto? Dovremmo soltanto investire 1500 ducati all'inizio? What can possibly go wrong? Certo. Dobbiamo dare 900 ducati all'arconte di Nuyanza? Sì, certo. Altra gente guarda i soldi da me? Sì, risolviamo i problemi dando dei soldi a sto tizio. Ok, abbiamo appena buttato via, non so, tipo 2000 ducati, ne abbiamo ancora 39.000, quindi potete capire, perché la corte a me interessa relativamente poco. Li vedo come delle piccole manine che approcciano il borsello dell'imperatore, non nemmeno come vassalli, proprio delle manine magiche che... Ok, mura, ricordatevi, corrompere e convertire. Potrebbe diventare il detto della nostra famiglia. Perfetto. E adesso sta gente non si sogna più di combattere contro di noi. L'Algarve. È un peccato perché adesso serve sempre un mese per ripristinare Manetorm. Ok. E poi prendiamo anche Silves, così Liberia, signori e signore, è sotto il nostro controllo. Tranne Leone e Castiglia, certo. E però... Ok, nostra figlia ha dato vita a Samaritano. Ah! Questo è il figlio di Yoki Borgin. Questo praticamente è il figlio Sriugus matrilineare tra la dinastia di Gengis Khan e la dinastia dell'imperatore. Lo chiameremo Gengis. Eh sì, Gengis, ragazzi, lo voglio tenere sott'occhio perché lo voglio educare io personalmente all'arte della guerra. E lo mando all'università. Costa 4.500 ducati, cazzo. Gengis. Piccolo Gengis, sì, ti voglio trasformare nel generale perfetto. Mamma mia. Mamma mia. Che poi mandare un bambino di 0, un bambino di 2 mesi all'università. Sta cosa fa ridere. Io credo che gli sviluppatori debbano sistemarla perché all'università capisco che non ci mandi il diciottenne in questo mondo medievale, magari... Però... Cioè, mandacelo almeno 14enne. Fanciullo intelligentissimo che va all'università. Ci può stare, ci può stare. Ma 0, ma 2 mesi? No. Ho sbagliato tutto, ragazzi. Scusate. Vedete che non devo commentare troppo mentre faccio la guerra.
Prendi 4 giorni, ok. Angiolina, adesso, nostra figlia, ha 16 anni. Non è sposata, la teniamo lì e vediamo se poi in futuro potrà contribuire ai fasti e alle alleanze della famiglia. So far so good. E ragazzi, il sud della Spagna l'abbiamo consolidato, dai, piano piano. Corrompere e convertire. Tra l'altro vedo che in carcere molta gente, quindi adesso ne andiamo dei prigionieri, diciamo, tutti quelli che hanno i soldi escono. E perfetto, e poi fra pochi mesi facciamo uscire tutti gli altri. Guardate che bello. E adesso i confini... Oh mio Dio, io volevo vedere i confini dell'impero, parte una pestilenza. Volevo dire, scusate, pausa. Ctrl F9 se volete togliere la user interface. Adesso i confini iniziano a essere molto belli, rossi e puliti. Manca l'Inghilterra, manca l'Asia, manca la Mesopotamia. Tempo al tempo. Però abbiamo anche 75 anni, mannaggia. Mancano 6 anni alla primogenitura. Chissà se... Che fare? Oh, non mi è mai andata di sfiga. Quando dico desperate measures, se ho un buon medico, non mi è mai capitato che la pestilenza tipo fuggisse di mano, ecco. Bene, bene così. Sto guardando se ci sono altre città che posso costruire, e noi no. Merda. Siri è morta. Era la nostra court physician e anche antiquaria. Quindi andiamo immediatamente, non nelle attività, ma a vedere se a corte richiesta sarebbe intermedia. Io preferisco a questo punto andarlo a cercare il medico. Facciamo search for a physician. E andiamo a sbloccare il terzo livello delle leggende dorate. Ottieni il tratto santo. No, dai. Dopo aver completato una mythical holy legend. Legend creation cost scontato. No, vabbè ragazzi. Facciamo diventare... Proviamo a concludere la leggenda di Geronimo II con la beatificazione e la santificazione. E a sto punto sì. Io avevo detto non facciamo più... ma dov'è, scusate, sta cosa? Spiritual triumph, triumph of Catholicism. Ah, eccola qua! Auspicious birth, holy legend. Shadiri. Ah, la sta già facendo lui, quindi. Ho capito. Ma posso diventare santo se divento, che so, il custode del Sacro Sepolcro? A sto punto, raga, cioè, adesso basta. Cioè, adesso lanciamo la seconda leggenda. Allora, il Vaticano è uno dei luoghi più sacri e miracolosi. Quando l'imperatore Geronimo ha sentito questa storia, ha sentito un gran calore nel suo cuore. Bene, iniziamo con questa leggenda. Quindi quello che possiamo fare poi è andare tipo dal Papa. No, scusa, posso andare dal Papa e chiedergli
Non posso chiedergli promote legend, sì. Vediamo. Se il Papa va a promuovere la leggenda che Geronimo è il vero custode di tutti i santi sepolcri del mondo. E credo di aver preso un physician facendo un misclick. Sì. Yi Cheng Chui non soltanto è un medico, è anche un erborista. Ed è un ateo. No, scusate, un Nang Chos. Ammazzo. Vabbè, corrompi e converti. Certo. Mi è venuto a corte Yi Cheng. Ma parla il sardo volgare almeno, cioè le basi ce le ha. Non me lo dice. Speriamo perché. Altrimenti è un problema. Temujin, tra l'altro, Caravan Master pure, vabbè, dai. Ma vi immaginate che andiamo tipo a caccia e c'è Temujin che guida la carovana? Incredibile. Cosa? L'imperatrice Yeldem diventa la nostra anima gemella? Ma è nostra moglie? Ah, perché potrei innamorarmi di Svietlana? Ah, no. No. Voglio che la relazione con Yeldem, la Ruteno Kazara cattolica, diventi sempre più forte. Andiamola a vedere adesso, scusate, sta leggenda. Ah, cioè praticamente. Adesso il Roman Heritage mi viene cambiato? Mi viene cambiato, non lo so. Facciamo una cosa, scusate, visto che la Palestina è nostra, chiediamo alla signorina di promuovere la nostra leggenda. Non si può? Ah, devo aspettare il 1° novembre, ok. Ok, non posso chiedere a tutti di promuovere la leggenda uno dopo l'altro, devo aspettare un piccolo periodo di inattività. Avanti, True Ruler. Ok. Quando è che possiamo attaccare la Castiglia? Ci sarà da aspettare. No, le tregue no, il Leone si può attaccare. Non tutto il De Jure. Vediamo se riesco a fare Holy War for a Kingdom oppure tipo tutto. E beh, qui ci sono i claim del conte Zaban che vuole l'impero di Leon, per esempio. Soltanto che non posso farlo imperatore. Raga, facciamo una guerra santa per liberare Santiago. Penso sia la cosa migliore. Penso che sia la cosa migliore. Quindi che questo episodio alla fine un po' di guerricciole si sono viste. E ne abbiamo 76 anni. Prendiamo la capitale. E poi andiamo direttamente verso Santiago. Tanto ci sono 5.000 uomini qui in montagna che potremmo intercettare. Oppure semplicemente prendo le città, si fa prima. Qualcuno al tempo mi chiedeva perché non ingaggi le truppe per poi fare gli assedi che poi perdi le guerre. Sì, è vero, sarebbe meglio, ma dipende da quanta gente c'è in giro, perché a volte inseguire le truppe significa perdere veramente le ore e poi gli episodi diventano estremamente noiosi. Quindi io faccio così, la guerra è vinta, basta. Cioè, voglio dire, poi ognuno gioca come vuole, per carità, si tratta di videogiochi, quindi non mi pare di aver fatto troppe, come dire, di aver fatto schifo giocando di ruolo, eccetera. Quindi sono abbastanza contento del mio modus operandi, ma chiaramente, ripeto, non è che sia la guida al min-max, non è la guida
al top performing su CK3, ci mancherebbe altro. Guardate che bello, Finisterre. Finisterre che in latino significa la fila della terra, perché chiaramente qui ci sono le colonne d'Ercole e poi il mondo finisce. Cioè qua si cade, le navi cadono in una gigantesca voragine dove li aspetta il diavolo. Ed è veramente così, questa è una cosa incredibile. Allora, Santiago diventa il Ducato di Galizia e il Regno di Galizia. E adesso chi sta a Santiago? Il curatore è il giudice Gregorio di Santiago, che tra l'altro è anche un buon medico. Grant, sei fortunato perché ti do tutto. Gregorio di Galizia. E adesso, se ne diamo un'occhiata. Per la prima volta nella storia, e anche questo è bello, importante, per la prima volta nella storia i cinque luoghi santi del cattolicesimo sono tutti nelle mani di sovrani cattolici e soprattutto tutti nelle mani dello stesso sovrano. Infatti penso che il fervore del cattolicesimo adesso continuerà a salire. Ok. Signori, prigioniero del nostro stesso corpo. Io aspettavo sta sfiga. Alla veneranda età di 76 anni, Zieronimo II non riesce più ad alzarsi dal letto. Diventa infermo, è un tratto che gli va da... è un tratto negativo. È anziano, ma gli va veramente a... lo va veramente a danneggiare nella salute, nel timore che incute e in tutte le sue qualità, anche se comunque c'è la diplomazia e lo stewardship rimangono sempre sopra 30, cioè sarà uno di quei 76 anni che non le manda a dire, però inizia almeno una fase di discendente, per cui adesso la successione si fa estremamente importante. Io il tax collector, raga, non so chi cazzo metterci. O Godei, va bene. E questo per me significa che A, l'episodio si conclude qui. B, nel prossimo bisogna decidere se Zieronimo III Ottaviano sarà il prossimo imperatore dell'impero romano. E ci sarà molto da fare per il prossimo imperatore, non pensiate. Grazie per essere rimasti con me e alla prossima.